Questo è uno degli elementi fondamentali per creare qualità della vita della propria comunità amministrata. E prendere coscienza tutto il Consiglio Comunale, non la Commissione, ma tutto il Consiglio Comunale, che c'è una linea politica da seguire e da poter cercare insieme di poter controllare negli step di avanzamento, perché questo piano non è un piano che definisce tutto, è un piano che dà giustamente delle indicazioni. Ci sono presenze di nostre cooperative che lavorano sul sociale e per fare avvenire l'integrazione bisogna svolgere il piano, cioè lavorarci sul piano. E oggi non fanno più accertamenti a suo comando, vanno in giro, li portiamo a spasso. Li portiamo a spasso addirittura adesso, l'ultima novità è quella di portarli a spasso a Castel di Sangro, perché a Castel di Sangro un'ecografia, un ecocardiogramma si fa molto più velocemente di quanto si possa fare su Mona, con tempi di attesa per novembre e dicembre. A Pescina si fa in 8 giorni. Allora io dico, il giovane, l'abile, può fare tutto. Quello che ha qualche problemino è diverso. Voterò anche a favore di questo piano, perché è un piano, dice alcune cose, fanno parte di una legge ben precisa, fanno parte di una metodica che si deve applicare. Però state attenti, sanità, non si sa, una città allo sbando, stiamo passando il ridicolo su tutti i giornali e su tutte le cose, non si capisce niente. Io avete visto in questi giorni, non ho espresso nessuna parola, caro avvocato, e non ho detto nulla di quello che stava succedendo, però mi sembra che il Consiglio Comunale io in qualche cosa la debba dire, caro Presidente. Allora, abbiate pazienza, se una minoranza viene tacciata e creduta stupida, non è così. La minoranza in questo momento sta facendo il suo lavoro e allora vuole anche dire due cose. Per portare avanti questa cosa in Consiglio Comunale, perché è il Consiglio Comunale, soltanto che io le ricordo, Presidente, che questo Consiglio Comunale, io stamattina sono venuto per la forza di volontà, ma non volevo venire, perché io questo Consiglio Comunale non lo sento più mio, non è più mio, perché io tutte le decisioni che ho preso, tutto quello che ho fatto, tutto quello che abbiamo scritto non viene assolutamente puntualmente prodotto. Anzi, io faccio la figura del fesso perché mi accontentano, cioè in condizioni che sono accontentato ogni attimo con ordini del giorno che non si sa da dove vanno, delibere di Consiglio Comunale, non si sa che fine fanno. Presidente, io dico che la situazione è veramente brutta. Io annuncio il voto favorevole del gruppo del PD per il piano, però le dico francamente che qui c'è un problema istituzionale molto semplice. Io vorrei capire da questi banchi chi è soddisfatto veramente, e lo dovrebbe dire, del lavoro che abbiamo fatto e di quello che è stato poi proposto. E il risultato ottenuto, io le posso dire che non sono assolutamente soddisfatto. Io qui sono stato 2 anni e più, ho parlato forse come non ho mai parlato in vita mia, in numero di minuti. Risultato zero.